non è un sequel del precedente libro Morte di un presidente. Quella è un'inchiesta autonoma, questa è un'inchiesta autonoma. Si incrociano in molte parti, si rafforzano in alcune parti, però sono due storie. Questa storia qui nasce da tre indicazioni che sono venute. Una molti anni fa da parte del professor Peppino De Lutis, che mi raccontò dove Moro era stato ucciso e soprattutto chi gliel'aveva detto. Il prefetto Parisi, che è stato un personaggio fondamentale della Prima Repubblica. Peppino De Lutis mi raccontò in dettaglio come aveva ricevuto questa confidenza. E poi, quando è morto Licio Gelli, ho letto con sorpresa sul Fatto Quotidiano che Licio Gelli dava la stessa indicazione, esattamente lo stesso luogo, che è nel centro di Roma, che è un immobile del Demanio, un immobile che all'epoca era nella disponibilità della Guardia di Finanza, e la Guardia di Finanza è la vera protagonista della trattativa segreta che nasce intorno alla vicenda Moro. Il terzo personaggio che ha dato la stessa indicazione del luogo in cui Moro è stato ucciso è una fonte molto importante, di altissimo profilo intellettuale, che ha fatto delle confidenze simili in punto di morte nel 2014. Questa fonte ha parlato esattamente di quel luogo. Quindi ci sono tre fonti distinte che in tempi diversi hanno dato la stessa indicazione. Una è il prefetto Parisi tramite Peppino De Lutis, uno è Licio Gelli, uno è questa fonte di altissimo profilo intellettuale. Perché dico di altissimo profilo intellettuale? Perché questa fonte è stata reclutata per lavorare per l'intelligence americana e per l'intelligence israeliana da uno dei più grandi sociologi del Novecento, da Raymond Aron. E quindi ci rendiamo conto che il circuito di questa persona è di altissimo profilo intellettuale. La cosa importante è che questa fonte ha fatto queste affermazioni a pochi giorni dalla morte, e queste affermazioni sono state riscontrate dalla commissione Moro, che ha chiuso i suoi lavori a dicembre. E quindi queste tre storie si intrecciano e hanno un po' giustificato il riprendere la vicenda Moro e cercare di raccontare l'ultima notte del presidente Moro. L'ultima notte che doveva portare alla liberazione, perché Moro è stato ucciso quando si sentiva sicuro di essere ormai a un passo dalla libertà. È stato ucciso in quell'immobile, in un garage, e tanti anni fa, esattamente 40 anni fa, uno scrittore nel settembre del 78 scrisse che Moro era stato ucciso probabilmente in un garage e prima ancora era stato tenuto in una bottega oscura. Le due cose coincidono perfettamente con l'indagine, solo che questo scrittore le ha sostenute letterariamente nel 1978, nel settembre del 1978, nel libro L'affaire Moro. Adesso quindi lascio la palla a Piero Melati e voglio che lui, che ha letto il libro, mi faccia le domande più cattive possibili. Io parto da un elogio prima che da una domanda cattiva, che è il seguente: io mi ritrovo a farlo sempre più spesso negli ultimi tempi, che è l'elogio dei cosiddetti giornalisti pistaroli, che a volte hanno un'eccezione, si dà un'eccezione negativa alla parola, cioè i cosiddetti complottisti, quelli che guardano sempre in retroscena, le retrovie, cercano spiegazioni complesse e complicate.
In realtà sono, diciamo, il termine è stato coniato dal capostipite di questa corrente giornalistica, non solo italiana, che è Marco Nozza, e che passò la sua vita studiando le carte, per esempio, delle stragi italiane. La definizione che si trova su Google è semplice. Si dice che il giornalista Pistarolo non è quello che cerca lo scoop a tutti i costi, è quello che cerca di ricostruire la verità dei fatti. Ora, senza alcuni di questi colleghi che da 30 anni, da 40 anni che lavorano su alcune cose, noi saremmo di fronte, diciamo, alla banale dicotomia di dover scegliere: non si capisce niente, oppure c'è una verità ufficiale e ci prendiamo quella. Il problema del caso Moro è che la verità ufficiale non regge a tal punto che adesso la commissione d'inchiesta, pur criticata in questo libro da Paolo, ha detto che la verità è stata tombata. Cioè, ho sentito il presidente della commissione parlare come 30 anni fa avrebbe parlato il direttore di Lotta Continua. O si sentono adesso, si sono sentite in questi giorni affermazioni della famiglia Moro, del figlio Giovanni, che ha detto una cosa su cui, diciamo, condivisibile. Il problema è che siamo divisi sempre tra chi cerca verità che non si vedono e chi vuole dirci che solo quello che si vede è la verità. E ci posso anche stare su questo punto, perché la questione della verità ufficiale oggi è particolarmente indigeribile, è quella che ti dice: in Italia c'è stato un fenomeno che si chiama terrorismo, dentro questo fenomeno ci sono state le Brigate Rosse, esse un giorno rapirono Moro, vollero in cambio qualcosa che lo Stato italiano non poteva dare, ed è sto Stato reagì con fermezza, per questo Moro fu ucciso. Nelle pieghe, diciamo, di questa ricostruzione oggi indigeribile, perché è indigeribile da parte della stessa commissione parlamentare d'inchiesta, ci possiamo appuntare a piccoli particolari che ci fanno capire che tutto non torna. Non torna, per esempio, che quando Moro è morto la famiglia non ha accettato di fare funerali di Stato. Allora, si è detto tante volte il risentimento, c'è il partito della fermezza, è chiaro che i parenti sono rimasti risentiti nei confronti dello Stato, che però non poteva fare altro che questo. Ma intanto questa cosa ci ha lasciato, diciamo, una contraddizione dentro la storia della verità ufficiale e delle ricostruzioni ufficiali. Ed è, secondo me, da questi piccoli particolari che si può partire per dirci oggi che non è vero che non si capisce nulla. Per essere, diciamo, banali, se oggi uno si legge un paio di libri di Chiarelli, si legge il libro di Fasanella, della Zecchi e di Gotor, già c'è la biblioteca essenziale sul caso Moro, già ci sono le cose più importanti. Se ci aggiunge pure un libro di Flamini, ha chiarissimo il quadro della situazione. Il quadro della situazione non è subito che ci sia un'altra verità, perciò concordo con quello che ha detto il figlio di Moro, però sicuramente che ci sono delle contraddizioni palesi, eclatanti. Paolo ha fatto un lavoro incredibile, perché non solo ha ricostruito tutto, ma ha collegato tutti i frammenti, che è il lavoro che fa di solito uno storico. Ha preso frammenti sparsi e li ha collegati in un'unica costellazione. Ha fatto le citazioni giuste, secondo me. Cioè, a un certo punto cita Hannah Arendt, cita Simone Weil, cita Elias Canetti, perché sono le citazioni giuste. Si citava Dante, Shakespeare, Hegel, pure erano citazioni giuste. Secondo me sono giuste, perché si tratta di tre figure che sono arrivati all'orizzonte del Novecento, quando è crollato tutto: il comunismo, l'idea della religione, l'idea che la storia si ricostruiva con gli strumenti del materialismo storico, l'idea che la storia dell'umanità fosse solo progresso. Sono cadute tutte le certezze e tutti i valori. Eppure questi signori a un certo punto hanno detto: dobbiamo ricominciare a riflettere sulla storia nostra, su che cos'è la contemporaneità dell'uomo, su che cos'è la politica non legata solo ai partiti, su quello che succede nella società, su chi le governa, su che cos'è il potere, su che cos'è la violenza. Quindi ricominciare da questo ci avvicina, per esempio, a un quarto personaggio, che è Benjamin, che ci dice: attenzione, perché la storia può essere fatta in questo modo.
in una data epoca che è la nostra oggi, ci si ferma un attimo e si ci mette davanti una specie di costellazione. La costellazione può essere il caso Moro. C'è un'epoca che può, che ha gli strumenti, ha le possibilità di interpretare quello che è successo in quell'altra epoca. Ed è il nostro caso, secondo me. Cioè, noi oggi possiamo riuscire a interpretare quelle cose. Perché dico questo? Per una cosa banale. I telegiornali di oggi parlano dell'uso delle basi militari di Sigonella in Sicilia da parte degli Stati Uniti per un possibile attacco alla Siria in chiave antirussa, contro Assad, ma anche antirussa. Quindi siamo punto e a capo. La situazione è esattamente uguale. Questo libro ci narra come il rapimento e l'uccisione di uno statista italiano è avvenuta in un quadro internazionale in cui il potere persino di chi ha agito dentro questo gioco era limitato. E non capire perché era limitato questo potere e non capire chi decideva la sorte di quell'uomo che si chiamava Aldo Moro è il motivo per cui quest'uomo è ancora il fantasma della politica italiana, perché in quegli anni cambiò tutto, iniziarono gli anni 80 e i 90 fino al crollo di Tangentopoli, fino al crollo della Seconda Repubblica, alla nascita della Seconda Repubblica. Sono i ricatti che si sono generati dentro questa storia che hanno determinato gli equilibri degli anni 80, dopo che il disegno di Moro di cambiare corsia alla democrazia italiana, di aprire ai comunisti che ormai erano cambiati, è stato distrutto con la sua uccisione. Paolo muove anche a me, come dire, ci dà l'idea che questa commissione che ha promulgato la sua relazione poco tempo fa ha dovuto fare dei passi in avanti, ha dovuto ammettere i buchi neri di questa storia. Nello stesso tempo però ha ritombato alcune logiche conseguenze di quello che era stato individuato, ci ha ridato in qualche modo l'idea di questo fantasma che continua a stare tra noi. Allora, prima domanda, qual è il quadro internazionale che ha determinato questo fantasma? Quali sono gli scenari che hanno prodotto per noi questo fantasma? Il fantasma nasce dalla scelta di Moro di trovare una soluzione italiana ai problemi italiani, solo che questa soluzione italiana andava contro le logiche internazionali imperanti e quelle che erano fissate da Yalta. Ma questo non basta, Moro ha cercato di trovare un punto d'equilibrio tra le diverse esigenze che in quel momento potevano essere dispiegate. E questo l'ha portato a entrare in contrasto con una visione molto manichea, molto strumentale della politica e soprattutto piegata alle logiche militari, perché gli Stati Uniti non pensano alla politica estera in termini politici, pensano alla politica estera in termini militari. Nel 1980-81 l'Italia doveva dispiegare i missili Pershing e Cruise e l'Italia era il paese decisivo, cioè se l'Italia avesse detto di sì tutto sarebbe stato più semplice e la Germania per esempio aveva legato la sua scelta al sì dell'Italia. Moro Presidente della Repubblica nel dicembre del 78, quando erano previste le elezioni naturali del Presidente della Repubblica italiana, avrebbe accettato, avrebbe permesso il dispiegamento dei Pershing e dei Cruise? Io non lo so, sicuramente gli americani erano convinti che non lo avrebbe permesso. Vediamo quanto è importante ancora oggi Sigonella come punto d'attacco, come punto di come base utilizzabile per un eventuale attacco all'URSS o alla Siria e comunque per entrare in contrasto con la politica russa. Lo stesso problema si poneva nel 78. Nel 69 scadevano il rinnovo delle basi NATO in Italia e Moro non era favorevole
al rinnovo automatico, senza contrattazione, senza una ridiscussione complessiva dei poteri reali di quelle basi. Quindi credo che lo scenario internazionale era allora inserito nel quadro dell'Italia, come dire, controllata o comunque soggetta al controllo americano, e ancora oggi questo è un fatto che sta sui giornali di oggi, sui giornali di domani, insomma, che lo vedremo, lo sentiremo come un problema pressante. Che cosa rende indecifrabile il caso Moro? Perché poi questa credo che sia la domanda principale. La domanda principale è la ragione di Stato che domina questo fatto. La ragione di Stato è diversa dal segreto di Stato, non è dichiarabile, non è in un cassetto, non è un documento, non è il frutto di una firma, è una necessità assoluta che lo Stato ha di non affrontare un nodo fondamentale, perché in quel contesto, in quel momento, il potere dello Stato è venuto meno, cioè lo Stato ha dovuto piegarsi a un potere superiore, e il piegarsi al potere superiore di uno Stato è una cosa che per uno Stato è inammissibile. È quella frase che Sciascia ha riassunto: lo Stato non può processare se stesso, e aveva centrato esattamente il cuore del problema. Perché c'è la ragione di Stato? La ragione di Stato vige ancora, perché la Commissione Moro, che ha chiuso i lavori nel dicembre del 2017, quindi pochi mesi fa, ha tombato molti documenti, molti rapporti, molte testimonianze, molti riscontri documentali, cioè un complesso di documentazione così forte e così precisa che dava quasi la certezza che dietro l'omicidio del presidente Moro c'era l'azione di una struttura riservata dell'intelligence americana che si chiama Secret Team. In effetti il termine Secret Team è un termine giornalistico. Negli Stati Uniti la giustizia americana definisce questa struttura l'impresa, ed è una definizione molto interessante, perché chiamare l'impresa una struttura di intelligence è un po' curioso. Se lo fa la giustizia ancora di più. Perché? Perché questa struttura segna la privatizzazione e l'inabissarsi di alcuni interessi che non potevano essere più dichiarati dopo il Watergate e soprattutto dopo le normative molto precise e, come dire, difficili da aggirare. E quindi c'è una parte dell'intelligence americana che ha già lavorato nel Laos facendo contrabbando doppio, ha già lavorato contro Castro con l'operazione Mangusta, che ha già partecipato all'operazione Kennedy, che poi si dispiegherà in Sud America, in Iran, con l'Iran Contras, che ha triangolato armi, che ha venduto droga, che ha, insomma, che ha gestito l'approvvigionamento di petrolio facendo affari. È una struttura che fa affari, fa grandi affari, utilizzando armi, petrolio e droga, cioè i tre elementi cardine della politica occulta, per fare operazioni non dichiarabili e soprattutto operazioni che non possono essere ufficialmente approvate. Hanno dei referenti dentro la CIA, ma non sono della CIA ufficialmente. Il massimo esponente di questa struttura, che è credo quello che ha gestito l'operazione Moro, si chiama Edwin Wilson, è morto qualche anno fa, ma è un uomo che ha gestito qualcosa come 300 aziende e sigle in tutto il mondo, finte, aziende che servivano a fare operazioni di questo tipo. E dentro l'immobile di via Massimi 91, cioè dove la stessa commissione dice che è stato probabilmente tenuto Aldo Moro, io so che la prigione è all'ultimo piano, c'è ancora, sono state fatte delle fotografie e queste fotografie sono agli atti della commissione.
All'ultimo piano c'era la prigione di Moro, in un piccolissimo appartamento della servitù, che era stato ritagliato in maniera tale di avere una cameretta e un bagno. Questa struttura stava dentro un appartamento che era di un diplomatico, ufficialmente di un diplomatico arabo. Però tutta la filiera araba filoamericana, non la filiera araba anti-americana, cioè sono stati mobilitati tutta la filiera americana, araba filoamericana in questa operazione. Quindi in questa struttura, in questo palazzo, c'erano tante realtà. Il libro cerca di raccontarlo, la stessa commissione lo ha raccontato in maniera molto frammentaria e molto incomprensibile per chi non avesse degli strumenti per capire cosa si andava dicendo. Sostanzialmente al secondo piano di questo immobile di quattro piani c'era questa compagnia americana che non era registrata ufficialmente in Italia, che non era registrata presso i carabinieri, che però riferiva direttamente all'ambasciata americana, ad una struttura che sta in via Veneto, che si chiamava The Annex, che è la bolla in cui vengono decifrati tutti i messaggi dell'intelligence americana. Noi sappiamo con certezza che questa struttura, che si chiama, questa società che si chiama Tunco, ha a che fare con il circuito del Secret Team e ha a che fare con la gestione della vicenda Moro, perché questa struttura scompare subito dopo l'omicidio Moro, abbandona il palazzo e lascia l'Italia. Quindi la ragione di Stato c'era all'epoca, c'è ancora, perché la commissione Moro ha scelto a 40 anni dei fatti di tombare, il termine è del presidente della commissione Moro Giuseppe Fioroni, di tombare tutta questa parte dell'inchiesta e di occultarla per 30 o 50 anni. Saranno le norme archivistiche a dirci se queste carte saranno leggibili tra 30 o tra 50 anni. Quello che ho potuto raccogliere, quello che ho potuto mettere insieme, io già lo racconto. Però è una piccola parte, una parte veramente microscopica rispetto agli elementi di prova che sono stati occultati. Quindi la ragione di Stato ha impedito nel 78 di rendere pubblico quello che molti politici sapevano, cioè che dietro l'omicidio Moro, dentro l'omicidio Moro, dentro il rapimento Moro, dentro la prigionia di Moro, c'erano strutture dell'intelligence americana occulte, parallele, non dichiarabili, ma ben conosciute anche in Italia. C'erano allora, questa ragione di Stato, e c'è oggi, perché se queste carte sono state occultate per 50 anni, questa è la prova provata che la ragione di Stato c'era e c'è ancora, e che il problema è sempre lo stesso: chi ha supportato, gestito, spinto, offerto una prigione molto particolare alle Brigate Rosse, e come la scoperta di questa prigione nei primissimi giorni del rapimento abbia, come dire, impresso una svolta e impresso una deriva del tutto particolare a tutta la vicenda, con lo Stato che sa dove è Moro ma non interviene, le Brigate Rosse che hanno Moro in mano e vorrebbero in tutte le maniere restituirlo allo Stato, perché vorrebbero uscire da questa vicenda. Questo rende indecifrabile apparentemente il tutto. Se non ci fossero le lettere di Moro a dirci in alcuni passaggi che anche il presidente Moro si era reso conto perfettamente di chi gestiva in effetti il suo rapimento. Io ho fatto un'analisi nuova, innovativa quantomeno, delle lettere, e da queste lettere, da questi frammenti di lettere, si percepisce con chiarezza che Moro sta cercando di dire quello che lo Stato italiano all'epoca non voleva sentirsi dire, cioè che dietro il rapimento c'erano strutture di intelligence che avevano offerto collaborazione camuffata alle Brigate Rosse. Vedete, questo aereo
è un aereo che ufficialmente appartiene ai servizi segreti libici. Questo aereo atterra a Roma alle 19.30 del 15 marzo. Questo aereo è guidato dal pilota di Gheddafi, perché la struttura Secret Team Edwin Wilson operava in Libia addestrando tutti i terroristi occidentali che poi venivano a operare terrorismo in tutto il mondo. Cioè, berretti verdi e ex agenti della CIA hanno addestrato le Brigate Rosse, i palestinesi, Carlos, tutti i gruppi estremistici, la RAF, quindi tutti i gruppi estremistici hanno avuto addestramento in quei campi, e quei campi erano gestiti da questa struttura, che aveva informazioni di prima mano sul terrorismo, sulle operazioni che il terrorismo intendeva fare, che potevano essere controllate, istigate, supportate o addirittura stoppate, proprio perché loro operavano nel punto preciso, nel punto in cui questo addestramento veniva fornito. Non è fiction. Su queste azioni esiste una vastissima bibliografia americana, esistono rapporti del Senato americano, esistono documenti, esistono inchieste, e quindi quello che sto dicendo è solo una minima parte rispetto alla documentazione disponibile. Ebbene, questo aereo probabilmente ha trasportato il famoso sparatore, il famoso Tex Willer di Via Fani. Non sono io a ipotizzarlo, sono i servizi segreti italiani che lo hanno ipotizzato nel 78. Adesso ci sono degli elementi molto più forti per sostenere che questo aereo ha trasportato il killer famoso che ha operato in Via Fani sparando dalla sinistra e non dalla destra, perché le Brigate Rosse raccontano in tutte le loro testimonianze che loro erano dislocati solo sulla sinistra, ma abbiamo la certezza assoluta che si è colpito anche da destra, e soprattutto il libro presenta una testimonianza che di una persona che era molto vicino alla macchina di Moro, che racconta che lo sparatore che agisce da destra colpisce il maresciallo Leonardi, che era sceso. E questa storia è stata raccontata tante volte dalla famiglia Moro, da Maria Fida Moro, dalla famiglia Moro, sostenuto anche durante il primo processo. In effetti, la testimonianza raccolta e che il libro ripropone indica che questo sparatore colpisce un maresciallo Leonardi che è sceso effettivamente dalla macchina per cercare di difendere l'auto, secondo i canoni di difesa che erano accessibili all'epoca, che erano previsti all'epoca, che lui l'ha colpito e poi lo prende a viva forza e lo rimette a viva forza colpito dentro la macchina. Beh, questa è una delle testimonianze, non l'unica, che portano alla presenza di uomini addestrati militarmente, gli uomini legati al Secret Team in Via Fani. Quindi la ragione di Stato. Naturalmente questi elementi sono tutti pubblici. In questo libro non c'è una sola riga segreta, non c'è un solo documento, come dire, sfilato da una cartellina. Tutti i documenti sono pubblici. Questo è il problema, che tutto è pubblico, ma poi se lo metti insieme tutti gli elementi pubblici ti dicono che sei un po' stravagante, diciamo. Se ti va bene sei un po' stravagante. A questo proposito mi piace, diciamo, ricordare un'esperienza personale. Appunto, con Paolo abbiamo detto poco fa, ci siamo conosciuti qui, ci conoscevamo solo a distanza, per cui non abbiamo messo in piedi una cosa tra amici per supportarci l'un l'altro, anzi, io ho cominciato a conoscere veramente Paolo quando mi rimbalzavano addosso dei giudizi su di lui, che sapete che ha avuto anche polemiche in passato, chi lo conosce almeno di voi,
e la doppia bomba di Piazza Fontana, le perizie sulle bombe usate a Brescia, la sua assurda pretesa di avere una perizia sulla polvere di quelle bombe. Che è stata disposta, che ti do uno scoop, allora piccolo, ma insomma, quella follia è stata disposta ad essere dai magistrati, lo sai? Sì, va bene, no perché. Allora, poi dall'altro lato mi vedevo questa specie di, come dire, da parte dei reduci, perché poi diciamo che sono reduci anche loro del partito della fermezza di quegli anni, questa visione un po' talebana della storia, cioè o questa verità o siete pazzi. Ora, siccome io sono nato a Palermo, sono siciliano, quindi nei misteri ci sono cresciuto, grazie a Dio, avendo fatto il giornalista giudiziario, questa cosa mi turbava un po', mi lasciava un po' sconnesso, cioè non capivo, ma alla fine questo signore, se dice tutte queste cose che dice nel documento, se ci parla di fatti, ma perché non dobbiamo ripartire dai fatti? Perché non dobbiamo guardare i fatti? Perché mai non dovrei ascoltarlo? Cioè, è una questione che mi sono posto ogni volta che sono scoppiate delle polemiche in passato, su casi, diciamo, diversi da quello di Moro, ma con analoghe questioni in mezzo. A un certo punto Paolo nel libro cita la frase della moglie di Moro quando decide che non ci saranno funerali di Stato. Dirà, poi sarà la storia a fare giudicare alle persone che cosa è successo. Lui mette una Sulla notazione un vita, po' sulla amara. morte, sulla vita e sulla morte di Aldo Moro deciderà la storia. Metto una nozione più amara, la storia la fanno gli uomini, quindi siamo ancora qua a dover cercare una verità. È vero. Io però penso che oggi noi abbiamo la possibilità di guardare le cose in un altro modo, perché oggi è acclarato, per esempio, Paolo parlava poco fa della dinamica di Via Fani, oggi nessuno crede alla geometrica potenza delle Brigate Rosse in Via Fani. E quindi è un bel passo avanti rispetto al fatto che le Brigate Rosse invece quella mattina in Via Fani esercitarono la loro geometrica potenza, cioè che c'è qualcosa che non va in quella ricostruzione, ormai lo ammettono tutti, persino Fioroni sembra che parla come Toni Negri negli anni 70. Allora, diciamo, basandosi sui fatti, in questa costellazione complicata che è l'affare Moro, a un certo punto Paolo, in questo libro, l'ho accennato poco fa, fa un invito sciasciano, letterario, puramente letterario, cioè dice, e comincia a farlo invitandoci a leggerlo, rileggetevi le lettere di Moro. Ora, le lettere di Moro sono un fatto incontrovertibile, nel senso si può dire Moro, come è stato detto, non era il vero Moro, era un altro Moro che parlava, ma già appunto in quegli anni poi. Molti di voi ricorderanno il clima di quegli anni, un signore come Sciascia scrisse quel libretto facendo a pezzi le verità ufficiali, partendo molto spesso esattamente dalle lettere di Moro. Oggi Paolo ci invita a capire che dentro quelle lettere, diciamo, oltre tutto quello che c'è che possiamo ritrovare, oltre anche l'umanità del personaggio che a me personalmente fa rovesciare completamente la famosa foto di Valle Giulia, quando nel 68 gli studenti scappavano inseguiti dalla polizia, foto simbolica del 68, quando Pasolini dette ragione ai carabinieri perché erano figli di contadini e tutti si adontarono. Io oggi vedo che in quella fuga, in quella fotografia di quelle persone che fuggivano, tanti di questi storici che oggi mi bacchettano come complottista se io penso le cose in un altro modo. Allora, guardate che bel rovesciamento che è avvenuto grazie alla storia. Io oggi sento più vicino una persona come Moro e forse persino gli ambienti che Moro frequentava rispetto a quei ragazzi che fuggivano nel 68. Guarda un po' che rovesciamento mentale e culturale mi ha fatto fare la storia. C'è un'altra cosa, diciamo, che dà il senso anche un po' del giallo di questo libro, per cui si fa leggere. Cioè, Moro sapeva che si parlava in codice, che c'erano dei codici che venivano decodificati e allora lui usa questi codici per mandare dei segnali ed è questo l'invito, diciamo, a rileggere alcune delle lettere in questo modo. Che cosa hai trovato da questa lettura, rilettura delle lettere? Che Moro è consapevole, perché Moro conosce la sua prima prigione. La stessa commissione ci racconta che Moro frequentava l'immobile di Via Massimi per due motivi. Uno,
perché c'era un suo allievo e lui ci andava regolarmente a incontrare questo allievo, e perché si recava presso la casa del cardinale Bagnozzi, che era espressione massima della destra vaticana, tanto da essere soprannominato il Pentagono del Vaticano, questo cardinale. E Moro andava e cercava di andava a cena a parlare con questo cardinale, e soprattutto cercava di utilizzare questo canale che portava ai circoli più oltranzisti americani per far capire le sue scelte, le sue ragioni, la sua politica, le sue necessità e soprattutto la genuinità del suo tentativo di conciliare quello che apparentemente sembrava inconciliabile in una logica di interesse italiano, perché questa è la chiave. Bene, in questo immobile, il problema per esempio è che questo immobile era dello IOR, e questo ci riporta nuovamente al Vaticano, ma non era solo dello IOR, era da un punto di vista amministrativo gestito da Luigi Mennini, che è il papà di Don Antonello Mennini, che poi le Brigate Rosse scelgono come canale di trattativa. Una scelta probabilmente dettata proprio dalla situazione di emergenza in cui si vengono a trovare le Brigate Rosse, perché noi sappiamo con assoluta certezza che almeno tre fonti della Guardia di Finanza segnalano immediatamente che Moro è in quell'immobile. Sappiamo che ci sono tante incongruenze nelle indagini che riguardano Via Massimi, e sappiamo che un testimone racconta che Franco Piperno, esponente dell'autonomia, il 16 marzo si affaccia dal giardino di quell'immobile per vedere arrivare il corteo delle macchine che viene da Via Fani, il che ricolloca i soggetti di questa storia in maniera un po' diversa, perché poi troviamo Piperno tra coloro che si battono ferocemente, giustamente, per riconsegnare Moro, per far sì che Moro esca vivo da questa vicenda, facendo le intese con Fanfani, con Craxi e con la famiglia Moro, perché questa è la triangolazione che avviene. E il libro racconta in dettaglio tutti gli incontri tra il 5 e la mattina del 9, che avevano dato la certezza a tutti che l'intesa era stata raggiunta e che Moro doveva soltanto essere riconsegnato. Soltanto che cosa accade? Che Moro viene portato in quell'immobile e si attende che qualcuno vada a prenderlo, secondo le intese che erano state strette. Però nessuno si presenta a riprendere Moro, perché intorno a quell'immobile è stato steso un cordone di sicurezza, un cordone impenetrabile, un cordone di un potere così forte che neanche lo Stato italiano poteva avanzare una richiesta di liberazione. Tu hai citato prima, mi hai fatto un cenno prima a una frase di Andreotti. Andreotti dice, uno degli sprazzi di verità che ogni tanto gli scappavano, dice: noi non avevamo il potere di liberare Moro, non avevamo la possibilità di arrivare a fare questa cosa, perché lo Stato italiano in quel contesto si è dovuto piegare a un potere superiore, e questo ha fatto scattare la ragione di Stato su questa vicenda. Questo rende indecifrabile tutta la vicenda, e soprattutto fa sì che questa vicenda sarà sempre tarantolata. Cioè, tu potrai portare tutte le prove del mondo, tutte le affermazioni del mondo, potrai far vedere tutto. Abbiamo la prima prigione, ci sono le foto, però trovi la commissione che ti mette il segreto sopra per 40 anni. Commissione che era stata istituita proprio per svelare la vicenda a 40 anni dai fatti, e a 40 anni dai fatti evidentemente non c'è la forza politica, come non c'è stata nel 78 quella di salvare Moro, oggi non c'è la forza politica di poter raccontare in effetti quello che si è capito e quello che oggi è disponibile come conoscenza di questa vicenda. Ecco perché solo la
A me colpisce molto la prima lettera di Moro, quella politica, la prima lettera politica, quella che fa scrivere a Sciascia delle pagine profetiche, semplicemente profetiche, perché lui con la chiave letteraria anticipa quello che oggi riusciamo a capire, riusciamo a mettere insieme, che le indagini fatte da persone molto coraggiose, che sono state ostacolate nelle loro indagini, oggi riusciamo a capire che quando Moro scrive che lui è sottoposto a un dominio pieno ed incontrollato e che occorre il preventivo intervento del Vaticano, quando non era accaduto nulla, perché in quel momento non era accaduto nulla, le Brigate Rosse non avevano fatto una semplice rivendicazione, non c'era stata la condanna a morte di Moro, non c'era stata la proposta di scambio. Allora, perché il preventivo? Preventivo rispetto a che cosa? Preventivo rispetto alla situazione di scoperta del covo e di percezione che Moro ha che quel covo e quelle presenze, quelle realtà e Moro avrà visto che di essere stato spostato improvvisamente in un'altra prigione altrettanto strana che è quella della Posta Vecchia, come il libro racconta. Avrà capito che cosa si era mosso. Avrà riconosciuto quell'immobile come un immobile vaticano, avrà capito che lì dentro c'era pure cardinali di destra, di estrema destra, insomma, che riferivano direttamente ad ambienti a circoli o transisti. Avrà capito tutto questo e con le sue capacità di analisi avrà capito che non poteva essere un fatto di terrorismo semplice, ma c'era qualcosa che andava molto oltre il semplice fatto terroristico delle Brigate Rosse. Per esempio Andreotti ha raccontato per anni che Moro non parla mai della scorta, non è vero, Moro ne parla della scorta, ma per far capire che è successo qualcosa di strano, di assolutamente inusitato, che c'è qualcosa di incredibile che è avvenuto in via Fani e che questa cosa lui l'ha percepita per quello che è, cioè una intromissione in un'operazione di terrorismo di una realtà altra. Poi ci sono le cose ignorate, per esempio vedete questa foto, questa grande in alto, questo è il calzino sinistro di Aldo Moro, questa fotografia è stata scattata sul tavolo dell'obitorio, quindi immediatamente dopo via Caetani, vedete che c'è sabbia ed è sabbia che ha aderito per contatto diretto. Il libro ipotizza, e io posso dire che è più di un'ipotesi, che prima di essere portato a Roma Moro è stato tenuto in uno stabilimento di Fregene che era nella disponibilità del dopolavoro della Guardia di Finanza, e troviamo sempre la Guardia di Finanza perché? Perché è la Guardia di Finanza che scopre la prima prigione e gestisce la trattativa reale, concreta, una trattativa curiosa dove le Brigate Rosse, come ha detto, vogliono liberarsi di Moro, ma lo Stato fa di tutto per non riprenderselo e chiude tutte le trattative per far sì che ce ne sia una sola controllabile che si conclude in quell'immobile con quel finale che era stato prestabilito. Il 29 arriva questa lettera e l'Italia che fa? Per gestire l'operazione Moro chiama un esperto americano. Ma perché chiama un esperto americano che arriva il 3 di aprile? Chiama l'esperto americano perché l'Italia dice: ci siamo resi conto che qui dietro c'è l'America, come ne usciamo? Venite un po' voi a dirci come ne dobbiamo uscire, perché noi non siamo in grado di gestire una cosa più grande di noi. E gli americani quasi sfottono gli italiani dicendo: voi avete la possibilità di avviare, lo dovete liberare, lo potete liberare. Steve Pitznick, l'inviato americano, ha raccontato decine di volte, ma gli italiani non avevano nessuna voglia di liberare Moro, sapevano dove era, ma non intervengono a liberarlo. E perché non intervengono a liberarlo? Perché c'era questa forza superiore allo Stato italiano che impediva allo Stato di esercitare il suo potere. Senti, c'è un'altra cosa a proposito di fatti che non possono essere rimossi, che mi colpisce, diciamo. Io vengo già dall'esperienza che mi ha sempre lasciato di stucco.
di quel signore che durante la preparazione dell'esplosione di Capaci, che uccise Giovanni Falcone e i suoi uomini, la moglie, disse a Giovanni Brusca: guarda, io domani purtroppo ho un impegno, il telecomando della strage, schiaccialo tu. Che impegno può avere il giorno della strage? Questo signore poi si è sempre detto che era legato a Boia Chimolla di Reggio Calabria e ad ambienti dell'Andrangheta. Che strana storia, chissà che combinava l'Andrangheta alla strage di Capaci. Mo, però l'idea che mi devo pure sorbire un brigatista legato all'Andrangheta, cioè da dove esce fuori questo signore, cioè da quali oscuri meandri della storia italiana? Allora, quando uno fa il terrorismo, no, l'Italia, Roma non è la giungla boliviana e quindi non c'era quella cappa di sicurezza che c'era intorno alle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse avevano necessità di armi, documenti falsi, protezione, covi, targhe false, e si appoggiavano regolarmente alla criminalità, come avviene in quasi tutti i gruppi terroristici internazionali. Controllare i flussi di questi elementi verso le Brigate Rosse permette di sapere che cosa fanno, dove lo fanno, come lo fanno, chi gestisce, dove, e quindi l'esempio è proprio questo. Per di più, questo brigadista, che è quel signore che sta lì in quella foto in basso sotto il calzino, non era nuovo a vicende di criminalità politica, perché aveva partecipato al sequestro Saronio e si è trovato un fogliettino che dice che lui, per questo servigio, cioè di aver partecipato a questo rapimento politico finito con la morte del sequestrato, perché gli hanno messo troppo cloroformio sul naso nel momento del rapimento, lui ha ricevuto 50 milioni. Questo signore si chiama Giustino De Buono, è già, non è un segreto, perché sul Corriere della Sera del 12 di maggio, in prima pagina, si scrive che probabilmente il killer è Giustino De Buono. Quindi non è una grande scoperta, è una riscoperta di un elemento che era stato affossato e nascosto, perché all'epoca, cosa del tutto inusitata, c'era stato un rapporto di polizia e carabinieri insieme, e tu sai che significa un rapporto di polizia e carabinieri in Italia, è uguale a un miracolo, esatto, per indicare proprio De Buono come il probabile killer. Il probabile killer proprio perché c'è questa famosa rosata attorno al cuore. Io ho chiesto più volte con delle lettere alla commissione Moro, indicandogli anche dove sta questo rapporto, di andarlo a prendere, ma la commissione non lo ha preso. Perché? Perché Giustino De Buono viene reclutato in un'area che sta a metà tra l'intelligence internazionale, il terrorismo e l'andrangheta. È un'area grigia dove serve un professionista, perché le Brigate Rosse erano formate da ragazzetti, studenti, operai, di 23-27 anni. Il più grande non aveva 30 anni all'epoca dei brigadisti. Quindi serviva gente col pelo sullo stomaco, che aveva avuto un addestramento militare, e De Buono era stato addestrato dalla legione straniera a tecniche militari molto sofisticate per l'epoca, e De Buono aveva una storia che già incrociava il terrorismo. Quindi qualcuno lo pone a disposizione delle Brigate Rosse. E poi che cosa accade? Perché De Buono gestisce l'ultima parte? Semplicemente perché le Brigate Rosse man mano si ritirano da questa storia, perché temono la grande retata, credono che in questa, pensano giustamente che in questa fase anomala, dove si tratta praticamente alla luce del sole, sole così accecante che ha reso invisibile questo fatto per 40 anni, si tratta alla luce del sole, la conseguenza ultima di questa situazione possa essere una grande retata, cosa che i brigadisti raccontano. Tutto è stato accelerato dal timore che avevamo che accadesse qualcosa di simile,
E quindi loro affidano l'ultima parte di Moro, l'ultima parte della vicenda Moro, proprio a questo signore. Questo signore viene visto a bordo della Renault, durante 55 giorni, con accanto una bionda, una signora bionda, una ragazza di 25-27 anni, bionda, con i capelli lunghi. Gli stessi che vedono in viaggio. Esatto, e le stesse due persone che vengono viste a bordo della Renault, in più punti del Lazio, vengono poi viste da alcuni testimoni scendere dalla Renault alle 8:10 del 9 di maggio. Quindi, perché non si vuole indagare su De Buono? Perché De Buono sta sul Corriere della Sera del 12 di maggio e poi scompare? E perché c'è la ragione di Stato che fa sì che gli elementi veri di questa storia debbano essere inabissati e debbano scomparire. Se poi qualcuno si azzarda a rimetterli insieme e a fare come quel gioco della settimana divinistica dove ci sono i puntini, collegate i puntini e vedrete l'immagine, ti dicono che sei un po' matto. Ora io però devo dirti una cosa che mi sta sullo stomaco da tempo, diciamo, perché trovo molto belle le ricostruzioni anche delle casualità, del casino di quei giorni, del cambiamento di posizione politica da parte anche degli uomini che tentarono di trattare per salvare Moro, perché poi a un certo punto dovettero trovare dei punti di equilibrio con la DC e col Partito della Fermezza. Queste cose sono spiegate molto bene e non in chiave finalmente c'era un grande vecchio con la pipa seduto nell'ombra che dava ordine a tutti e tutti eseguivano e lui rideva, come si è visto in qualche vecchio film italiano, ma è raccontato proprio con la casualità con cui le cose avvengono in concreto nella vita di ogni giorno e sono ben tratteggiati secondo me i personaggi, la figura di Fanfani, insomma tanti che si muovono, come si sono mossi, perché si sono mossi, da cosa erano motivati, Craxi, per cui poi ti rivedi alcuni giudizi alla luce dei fatti, appunto, perché poi noi dobbiamo essere pesati per quello che facciamo, non per l'immagine che abbiamo. La cosa che mi sta sullo stomaco è questa, cioè io capisco la ragione di Stato, cioè non è che la capisco, però capisco che gli Stati a volte hanno delle ragioni sporche che non possono confessare, legate agli equilibri internazionali, ai loro affari interni, eccetera. La cosa che non capisco, e lo sottolineo sempre da nativo siciliano, e quindi afflitto dal tema dell'omertà, che siamo omertosi noi siciliani, la mafia forse viene dalla nostra natura, siamo omertosi prima che la mafia fosse nata, e da quando sono nato che mi porto dietro questa cosa, a un certo punto ho scoperto allegramente nella mia vita l'omertà degli ex terroristi, degli ex brigatisti. Cioè, quando io mi vedo Renato Curcio, a cui pure do atto di non avere mai ucciso nessuno nella sua, diciamo, militanza, dire al processo Rostagno che se dovesse parlare della storia del terrorismo in Italia, e dice il giudice, ha detto alla corte, ma staremmo un anno seduti in aula, non ne posso parlare per questo, e poi aggiungere gli indicibili segreti, no, quella battuta lì all'Andreotti, non li posso dire, e quando Franceschini scrive un libro in cui afferma delle cose e dice, cavolo, adesso che io ho così vi ho così dipinto la figura di Moretti, e per Curcio adesso qualche cosa dovrà dirla, perché vi ho raccontato tutte le volte che a me Moretti sembrava strano prima che mi arrestassero, e questo senza dire minimamente io che le Brigate Rosse sono state costruite in laboratorio da un servizio segreto, è ovvio che sono un fenomeno politico vero, reale, cioè non abbiamo più questioni politiche, ideologiche o partitiche da difendere oggi sul tema della storia, di quello che ci è successo. Possiamo guardare i fatti, finalmente i fatti, scevri da ogni ideologia, da ogni paraocchi. Il silenzio degli ex terroristi non lo capisco più. Da cosa è motivato? Ma perché dico la ragione di Stato? Ok, lo Stato ha le sue ragioni, le ha sempre avute nel corso della storia. Loro, l'hai detto tu, 23 anni, 26 anni, 30 anni, figli di operai, venivano comunque da movimenti prima di aver preso la P38 in mano, hanno combinato quello che hanno combinato a questo paese. Qual è il problema di non dire le cose come stavano?
Davanti alla commissione Moro ultimamente, Adriana Faranda ha fatto un'affermazione che io riporto, mi sembra che la riporti, ma che a me ha colpito molto perché l'ho sentita con le mie orecchie. Quando gli hanno detto, ma perché non si può raccontare la verità? Cioè perché voi vi siete sempre bloccati ad un certo momento davanti a queste cose, davanti a tutte le contraddizioni della vicenda? Per esempio, ne faccio una sola, così proprio a volo d'uccello. Quando noi sappiamo che ufficialmente a sparare è una Scorpion, ed è la Scorpion trovata a casa di Adriana Faranda e di Valerio Morucci quando vengono arrestati il 29 maggio del 79. Ma ci sono due verbali di quel sequestro. In uno non c'è la Scorpion e nell'altro c'è la Scorpion. Per di più, come racconta il libro, la Scorpion ha subito un sacco di taroccamenti che fanno sì che non sia più paragonabile quell'arma con quei proiettili, con quei bossoli. Cioè, gli interventi che sono stati fatti scientificamente su tutti gli elementi fondamentali. E perché la Faranda, quando deve spiegare questa cosa, usa questa frase? Dice, ma sa, c'era sempre qualcosa che non si poteva dire, perché ti dicevano, ma adesso non si può, perché? Perché, per esempio, adesso c'è Craxi presidente del Consiglio, e quindi non si può dire qualcosa perché c'era Craxi presidente del Consiglio. Quindi poi c'era Andreotti presidente del Consiglio, cioè in realtà c'è sempre una ragione perché non si possa dire un fatto o comunque qualcosa sgradevole. E quindi loro si sono adeguati, sono stati adeguati, sono stati, come dire, pressati quel tanto che ha fatto sì che loro si dovessero piegare. Per di più c'è un piccolo episodio personale. Io ho intervistato 3 volte il presidente Cossiga a casa sua. E sono state 3 interviste per me molto importanti, nel senso che si era creata una certa franchezza e anche un certo gioco delle parti, per cui mi sono permesso di fare delle domande abbastanza impertinenti, pur non conoscendolo in maniera particolare. E io ne feci una volta, insomma, che sostanzialmente era la domanda che tutti ponevi, no? Ma perché non parlano? E lui mi rispose in questa maniera, che ancora mi ricordo, Cucchiarelli, ma sono venuti qui uno per uno e hanno chiesto e hanno ottenuto. Me lo ripete 3 volte, hanno chiesto e hanno ottenuto. E poi mi guardava sorridendo, come dire, è inutile. E mi disse anche dei nomi di chi era venuto, non fece solo la battuta, disse un nutrito elenco di protagonisti di questa vicenda, chi aveva la necessità di un lavoro, chi aveva una posizione contributiva previdenziale da ricostruire, chi aveva da chiedere un posto di lavoro per la figlia. Insomma, l'Italia è com'è la battuta di io tengo famiglia? Stiamo facendo quello. La battuta è quella, anche i terroristi hanno famiglia e lo Stato lo sa, e quindi, come dire, dà quello che la famiglia chiede. Banale? No, realista. Non è banale, non voglio ridurre tutta questa storia a un do ut des, ma c'è anche il do ut des dentro questa storia, ed è un do ut des molto molto frantumato. Io so che ad alcuni brigadisti sono state date esattamente le cose che sono state chieste, esattamente le cose che sono state chieste. Quindi la ragione di Stato assorbe anche il silenzio dei brigadisti. Perché? Perché, vedi, il libro racconta che Moro viene ucciso in 2 momenti distinti, in 2 posti diversi. Prima dentro il garage e poi viene finito, perché si accorgono che Moro non è deceduto, dentro, diciamo, l'immobile dove stanno le stoffe, che poi vengono trovate sotto le scarpe, dentro la Renault. Cioè adesso sappiamo tutto. Cioè, adesso ogni singolo elemento che prima non capivamo ha la sua collocazione logica, ma anche il suo luogo di riferimento. Sciascia parlava di una bottega oscura, adesso la bottega oscura sappiamo qual è, e Sciascia parlava del garage, e adesso sappiamo qual è il garage di cui parla Sciascia. Quindi
se queste cose sono state ignorate all'epoca, sono state ignorate con la complicità delle Brigate Rosse, come potrebbero le Brigate Rosse, a distanza di 5 processi, 40 anni dai fatti, decine di libri pubblicati per avallare queste bugie, oggi alzarsi col ditino in alto e dire non è così? Come potrebbero? Non è possibile. E poi c'è sempre una logica, meglio sconfitti ma capi che fessi e cretini. Un'altra delle cose a proposito, soprattutto di questo discorso che fa venire, mi ha fatto venire in mente il tuo libro, è Primo Levi, che diciamo, io ho questo ricordo giovanile, ero giovane cronista giudiziario allora di Palermo, seguivo il maxi processo, in quegli stessi mesi uscì Sommersi e Salvati, e in cui Primo Levi diceva la famosa frase che nei campi di concentramento cercavano di eliminare subito le persone che erano capaci di aggregare gli altri, di spiegare agli altri come stavano le cose, cioè di potevano diventare dei punti di riferimento. E come è andata avanti la storia, a proposito anche di quel maxi processo, è stata la dimostrazione di questa teoria. Cioè, le eliminazioni non avvengono mai a caso, cioè sono sempre geometricamente precise, viene sempre eliminato l'uomo che può fare la differenza. E sicuramente la figura di Moro rappresentava questo, oggi lo si capisce molto di più secondo me che negli anni scorsi e nei decenni scorsi, la portata dell'eliminazione di Aldo Moro. Ce la puoi sintetizzare? Cioè, qual era il disegno che stava perseguendo? Tu disegni di poco fa, te la citavo, c'è un'immagine che dà l'idea della fatalità di tutta questa storia. Quando Moro e Berlinguer si incontrano quasi segretamente prima della nascita, del preparare il progetto di unità nazionale, l'apertura del governo al PC, si vedono la sera, a un certo punto gli autisti li aspettavano sotto e a un certo punto Moro sbaglia macchina e si siede nella macchina di Berlinguer. L'autista di Berlinguer si gira, vede Moro, dice che ci va Moro qui, glielo fa notare. Moro si profonde in mille scuse, scende dalla macchina e raggiunge la sua. Sembra quasi un lapsus freudiano del fato. Eh sì, perché io riprendo una frase da un libro, di un bellissimo romanzo, che dice: abbiamo atteso quella macchina per tanto tempo, non è mai arrivata. In effetti quella macchina è stata fermata volutamente, perché il progetto, appunto, lo ripeto, l'ho detto già prima, era quello di trovare una soluzione italiana per i problemi italiani, che sono peculiari. Le fragilità italiane sono di uno stato recente, fragile, con poche radici. Moro rappresentava le radici di questo stato, ed ecco perché è stato assediato. Perché il progetto di Moro era conciliativo, mettere insieme i frammenti di questa Italia e cercare di trovarne una cornice che potesse reggere le prove interne e internazionali a cui ci si esponeva con quella scelta. Quindi la scelta è stata selettiva, diretta, frontale, perché mai un progetto, tanta responsabilità politica e tanta, come dire, tante attese e soprattutto tanta possibilità di realizzare qualcosa di innovativo hanno pesato sulle spalle di un uomo solo, perché eliminato Moro è evidente che non c'era più il collante che poteva tenere insieme questa possibilità. Il governo va avanti per un anno, ma è un governo che ha perso tutto, ha perso qualsiasi possibilità di realizzare un progetto politico. Un bellissimo libro di Marco Damiano, cito un altro libro su Moro che vi invito a leggere, molto bello, dice che con Moro è finita la politica in Italia. Questo io l'avevo già scritto in qualche misura nel libro precedente e ancora di più lo sostengo in questo libro. È finita la possibilità di fare la politica italiana, cioè è finita la possibilità di affondare le radici dentro il tessuto connettivo, culturale, storico, personale, dentro quel po' di valori che ancora nel 78 sopravvivevano alla resistenza, a quell'esperienza particolare che era un grande momento di unità nazionale.
eliminato Moro ed è selettivamente. Moro in un viaggio nel 74 era stato avvertito non tanto delle minacce famose conosciute da tanti anni, ma era stato avvertito che si stavano muovendo settori dei servizi segreti, diciamo ai margini, se non paralleli alle realtà più importanti. Moro viene avvertito da quel viaggio e non è tanto Kissinger e l'avvertimento diciamo pubblico e abbastanza noto di Kissinger. Io credo che abbia inciso di più questo confronto con l'intelligence americana, che lo avverte e gli dice stia attento perché questa gente si muove nell'ombra, si muove mettendo insieme proprio operazioni di questo tipo. Ed è ancora più incredibile che l'ultimo articolo scritto da Moro parli proprio di questo, e che Moro abbia chiesto di non pubblicarlo, come racconto nel libro, di non pubblicarlo per ragioni di opportunità politica. E lui lì si rivolgeva agli Stati Uniti dicendo: un conto sono gli avvertimenti palesi, un conto sono quelli che fate trattandoci da paese terzo. Noi siamo degli alleati, se voi ci trattate come un paese terzo ci mettete in una condizione in cui si può far tutto. E infatti era esattamente l'avvertimento di quello che si stava covando, che si sarebbe realizzato da lì a pochissime settimane. La ideologia che muove tutti questi gruppi paralleli è stata codificata da Ted Shackley. Allora, io ho avuto la possibilità di incontrare Licio Gelli e gli ho parlato anche di questo immobile in via, che è in via del Governo Vecchio. Lui lì fece finta di niente, però mi confermò che Moro era stato tenuto a Fregene nello stabilimento della Guardia di Finanza. Durante l'intervista, durata un'ora e mezza, a parte che ti offre il caffè, ti dice sempre attenzione, però non è quello di Gelli, quindi di Sindona, quindi bevilo tranquillo, fa tutti la stessa battuta. Però lui si irritò soltanto una volta, quando io gli chiesi se lui avesse conosciuto Ted Shackley, perché il vero ideologo di tutto questo mondo dell'intelligence che si è inabissato e ha fatto affari per fare operazioni politiche e per fare interventi militari, e il governo, la giustizia americana ha dichiarato che il Secret Team è responsabile dell'omicidio di almeno 10 uomini politici. Lo dice la giustizia americana, non ci dice quali sono i 10 uomini politici, però io credo che uno dei 10 sia Aldo Moro. E Shackley è stato quello che ha codificato questa opzione, questa ideologia che ha guidato questi gruppi, in un piccolo libro che si chiama La terza opzione, che era l'intervento militare diretto, l'alleanza e agire sul campo attraverso una terza persona che fa quello che tu non puoi fare. Esattamente quello che è accaduto con Moro. Restabilizzare questa fine. Vecchia storia. Vogliamo chiedere se ci sono domande? Se qualcuno vuole chiedere qualcosa? Abbiamo ancora tempo? Sì, abbiamo ancora un po' qualche minuto. Prego. Vieni qua. Assolutamente, se no. Volevo chiedere questo a proposito della preparazione di Via Fabio. C'è una prima fase della preparazione che prevedeva appunto il sequestro nella chiesa di Santa Chiara a Piazza dei Giochi Delfici. Ed è un diciamo, tentativo di sequestro, un progetto di sequestro che prevedeva soltanto il sequestro della persona salvando scorta e infatti fu lasciato perdere quel progetto perché c'era il rischio di colpire passanti, c'era una scuola, c'era una fermata di autobus, eccetera. Allora, perché accade invece via Fani e quindi con con un brutale omicidio di 5 uomini della scorta? Cambia qualche cosa tra la prima e la seconda fase della preparazione e in che modo questa cosa ha influito poi sulla trattativa per la liberazione?
Allora, io non so perché hanno rinunciato a quell'ipotesi, non so se neanche se quell'ipotesi è vera. Posso raccontarti una cosa? Le Brigate Rosse hanno raccontato, hanno testimoniato a verbale che Via Fani è stata provata nel cortile di un villino a Velletri, molto piccolo, molto... E che il racconto dei brigadisti è un po' curioso, si è visto anche da recente, dalla trasmissione di Purgatori di poche settimane fa. Perché? Perché se si vanno a prendere le singole testimonianze di chi ha sparato ufficialmente in Via Fani, da sinistra, uno perde il caricatore, l'altro gli si inceppa la, vero avvocato, e l'altro gli si inceppa l'arma, l'altro gli viene paura e si blocca, l'altro dice io ho sparato solo due colpi, quindi si ferma. Allora, chi ha sparato in Via Fani? Ti posso raccontare quello che, come il Secret Team preparava le operazioni. Il Secret Team, c'è un atto giudiziario che è disponibile su internet, un giorno deve uccidere un americano che ha scoperto tutti i traffici che loro fanno in Iran, che in quel momento è la loro base operativa. Allora prendono un pezzo di deserto, provano con le macchine l'uccisione e la ripetono più volte, provandola da tutti i punti di vista. Poi fanno l'uccisione e l'attribuiscono a dei dissidenti libici che sono intervenuti in Iran per fare un'operazione contro il regime. Ma erano loro che avevano eliminato un americano che aveva scoperto gli interessi che erano in gioco, le operazioni sporche che erano in gioco e soprattutto aveva messo il naso nella rete di finte società che operavano in Occidente per fare queste operazioni. È credibile che tutto sia stato preparato nel cortile di una villa a Velletri, piccola, che tutta questa operazione che ha fatto gridare a un agente dei servizi segreti che è un'operazione perfetta, cioè un'operazione di altissimo profilo, tenendo conto che lo sparatore adotta una tecnica che all'epoca era frutto soltanto di un addestramento militare, quella di porre la mano sulla canna del mitra per far sì che questa non sobbalzasse. Era una tecnica militare che insegnavano gli americani nelle loro scuole, ma che non era patrimonio di tutti. Allora perché lo sparatore di Via Fani, come racconta il libro, utilizza una tecnica che veniva insegnata dai berretti verdi, che guarda caso sono coloro che fanno gli addestramenti in Libia? E probabilmente quello sparatore chi è? È un americano? O è Carlos che veniva addestrato in Libia proprio dal Secret Team a sua insaputa? Perché molti in Italia, e non solo in Italia, fanno cosa a loro insaputa. Altre domande? Prego. Sera. Il 9 maggio del 78 penso che l'Italia si sveglia anche con un'altra notizia, che è quella del ritrovamento dei resti, no, di Peppino Impastato. Ecco, secondo lei è semplicemente, no, una sfortunata coincidenza, oppure ci sono, no, delle correlazioni? E o magari, ecco, il segnale, no, rispetto a quello che accade quella mattina è chiaro? Non lo so. Non lo so, è una risposta dovuta quando non ci sono gli elementi. Posso pensare, ma è solo un pensiero, non ho elementi, che in passato possa aver saputo qualcosa della reale situazione in cui si trovava Moro, cioè di quella che era la trattativa reale in corso e del fatto che Moro stava per essere restituito, e che quindi questa sua conoscenza per vie interne al mondo, diciamo, dell'estremismo di sinistra. Perché questa storia, guardate, la conoscono tantissime persone a sinistra, nell'estrema sinistra, anche quel Paolo Mieli che poi racconta che tutto è leggibile, tutto è chiaro. Quindi posso intuire, posso ipotizzare che
in passato possa aver saputo qualcosa sulla reale situazione in cui si trovava Moro e quindi possa essere stato ucciso proprio per impedire che lui potesse, come dire, far trapelare con Radio Out, potesse far trapelare qualcosa che non doveva essere conosciuta e doveva essere pubblica in quel momento. Ecco, questa è l'unica ipotesi che posso fare, ma è un'ipotesi, nulla di più.